Ora la polemica sulle armi di Domus Novas e le esportazioni verso il Medio Oriente, armi che vengono prodotte nella fabbrica di Domus Novas. Vediamo allora insieme l'inchiesta che è stata realizzata da Graziano Pintus. Noi ci abbiamo parlato chiedendo esattamente cosa venga prodotto nello stabilimento RVM Italia di Domus Novas e se le armi da guerra fabbricate in Sardegna stiano raggiungendo l'Arabia Saudita, paese nel mirino per essere fra i principali finanziatori occulti dell'ISIS, ma anche nazione che da un anno attraverso raid aerei aggredisce lo Yemen con bombardamenti che secondo diverse organizzazioni umanitarie hanno provocato decine di migliaia di vittime, soprattutto civili. Rheinmetall, proprietaria dello stabilimento sardo, ci ha risposto dalla sua sede centrale di Düsseldorf informandoci che ciò che produce a Domus Novas è coperto da segreto ma in linea con la legge italiana. La stessa Rheinmetall ci comunica che non intende divulgare informazioni sui propri clienti, risposta che vale come una conferma delle esportazioni di armi dalla Sardegna all'Arabia Saudita, considerato che non smentisce questa nostra affermazione. Leggere ma altamente distruttive, le bombe classe MK80 sono l'orgoglio dell'azienda che le assembla ad Abu Dhabi con i componenti che arrivano da Domus Novas. Le abbiamo filmate mentre partono in aereo da Cagliari o in traghetto da Olbia. Sono le stesse sganciate dall'Arabia Saudita sulle città dello Yemen, in un conflitto che secondo Nazioni Unite e Consiglio dell'Unione Europea viola i diritti umani. A documentare l'uso delle bombe sarde sulla popolazione yemenita è l'organizzazione non governativa Human Rights Watch. Le foto degli ordigni e del numero di matricola scattate dal volontario svedese Ole Solvang fanno risalire con certezza allo stabilimento in Sardegna. Esportazioni regolari di un prodotto la cui vendita è consentita, ha precisato il ministro della difesa Roberta Pinotti. A farle quasi eco una settimana più tardi da Montecitorio il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, specificando come l'Italia sia solo il quarto paese europeo per volume di forniture belliche alla Arabia Saudita, stato verso il quale non è in corso alcun embargo. Eppure, rilevano le organizzazioni internazionali, l'uso indiscriminato di bombe sulle case, le scuole e gli ospedali in Yemen da solo dovrebbe bastare a suggerire il blocco immediato delle forniture all'Arabia Saudita. Vendite che nell'ultimo anno la Germania, per ragioni di opportunità strategica, ha rivisto al ribasso. Non a caso Rheinmetall ha intensificato la produzione in Sardegna, nello stabilimento in cui e per il quale lavorano circa 200 persone. Un traffico sporco, secondo la rete per il disarmo, che considera quelle all'Arabia Saudita vendite proibite ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, esportazioni vietate anche dalla legge 185 del 1990 che proibisce il commercio di armi con i paesi in guerra. Le associazioni pacifiste dicono Italia ipocrita, ripudia la guerra, ma negli ultimi 25 anni ha venduto armi per 50 miliardi di euro.